orfani dei caduti sul lavoro non sono dimenticati. Il presidente degli uomini fattisi col lavoro, Commendator Pozzani, illustra l'assistenza data ai figli degli operai vittime della fatalità. Ai rappresentanti del governo, ai noti costruttori edili Astaldi, Castelli, Salvi, ad alte autorità, anche l'ingegner Lomaro, uno dei fondatori delle Nauli, illustra quanto si è fatto. Sono 20 e più ragazzi istruiti dall'istituto a diventare oggi uomini. Ricevono simbolicamente la bustina di carta e la cazzuola. E il loro diploma di lavoratori moderni, che da domani si guadagneranno il pane come operai specializzati. È il risultato della scuola edilizia dei cavalieri del lavoro. I papà faticavano con la cazzuola, i figli ora usano la spruzzatrice. Non più pala e carriola, è una semovente in azione. Non la torcitrice a mano, ma quella meccanica. Non lo scalpello, bensì il martello pneumatico. Via via tutto ciò che il progresso ha creato per la tutela della vita umana, perché non ci siano più figli a piangere un padre vittima di quel lavoro che consentiva soltanto un faticoso e pericoloso pane quotidiano. L'istituto consentirà ai più capaci di prendere la strada della libera iniziativa. C'è una cassa di sovvenzione per dare i primi capitali ai migliori. È una fucina di cavalieri del lavoro di domani.